Ciao a tutti, Danica. Allora, questo video, come leggerete dal titolo, è la recensione sugli smalti della Pretty Color che mi è stata richiesta. Come sapete io ne ho acquistati parecchi, ho tanti colori, costano solo un euro e la prima cosa che voglio dire è che li straconsiglio perché comunque sono buoni, anche se, tornando indietro, non vorrei che qualcuno veda il mio vecchio video che parlavo malissimo del bianco. Ho parlato malissimo del bianco, sì, che era Pretty Color. È stato il primo boccettino che ho buttato via perché comunque subito da aperto mi dava colla e faceva proprio schifo. Però adesso questo è il secondo boccettino che sto usando, l'ho già usato fino a qua e comunque non è né colla né niente. È un po' denso perché come gli smalti sono densi, asciugano come gli smalti normali di Kiko, Pupa e viceversa. E non è proprio così colloso. Sono buoni, con questo mi sto trovando bene, perciò mi rimangio, nel senso che quell'altro proprio faceva schifo, non lo so, se magari era un boccettino andato già male, che era già stato aperto in negozio, non lo so. Comunque, bianco adesso mi trovo bene, speriamo anche con gli altri che ho, il nero è ottimo, perché è già il secondo anche di questo che uso, ed è veramente un bello smalto, perché comunque sono buoni. Poi, io comunque adesso ho comprato anche i fluo e anche con questi li ho usati nelle mie prove, anche in alcuni tutorial, mi sto trovando veramente bene anche con questi colori. Questi li ho usati già quest'inverno e vedete anche questo comunque è quasi finito, ma non è da buttare via perché non è neanche seccato né niente. E idem questo ciliegia che è già un po' usato anche questo qua. E comunque la mia recensione, diciamo, quello che posso dirvi è questo: sono buoni, asciugano come gli smalti normali di marca e i colori sono belli, insomma il prezzo è un euro, penso che al giorno d'oggi questa sia la cosa più importante, perciò ragazze io ve li straconsiglio, costa un po' con l'LD bene o male, c'è un po' dappertutto, adesso non so sinceramente se in tutta Italia si trovano un euro, sono buoni. E volevo dire anche un'altra cosa, non voglio parlare male di Tigotà perché comunque è un bel negozio, pensate che io li ho visti ed è una vergogna che l'LD, vi ripeto, costano un euro, io li ho visti a 1,99 euro, sono rimasta male ragazze, cioè veramente male perché comunque non è giusto. E niente, a 1 euro l'LD, consigliati da Nika, baci, ciao.